Allora io vorrei parlare di un argomento un po' impalpabile, che è la buona occupazione. Non è tanto facile parlarne, fa riferimento a un vecchio documento dell'agosto del 2008 sulla buona occupazione che avevamo stilato insieme a Pino Virgilio. A parlare della buona occupazione oggi si sarebbe paradossale, perché visto che l'occupazione sta realmente rapidissimamente calando, sembra veramente paradossale. La fase che stiamo vivendo è caratterizzata da cambiamenti così forti, una specie di implosione del mercato tradizionale dell'edilizia, che non ci consentono di avere un'idea precisa e una proiezione attendibile di quale sarà il nostro lavoro negli anni futuri, non nel lungo periodo, ma nemmeno nel medio, e quale sarà anche il modello di impresa, il modello produttivo del settore dell'edilizia. E quindi parlare di buona occupazione è davvero difficile in questo momento. Non c'è una definizione univoca della buona occupazione, perché ognuno di noi, a seconda da che punto di vista lo guarda, può sottolineare un elemento piuttosto che un altro come determinante. Può essere la paga, può essere il tipo di attività che si fa, la soddisfazione che si dà dal lavoro, possono essere tante cose. Tuttavia potremmo convenire che alcuni elementi base che potremmo condividere sono, io credo che si possa definire come un rapporto di lavoro caratterizzato da condizioni di equilibrio e stabilità, assistito da giuste condizioni di sicurezza e di tutela, nel quale ogni lavoratore, partendo dalla consapevolezza dell'importanza che ha il fattore umano nel settore dell'edilizia, dal ruolo centrale del lavoro umano nell'edilizia, può avere concrete possibilità di sviluppo professionale, quindi di, a qualunque livello sia, di avere una carriera modesta o importante, assistito e sostenuto dal miglioramento, aiutato nei momenti critici, che sono quelli della ricollocazione, quelli della riconversione. In questo si colloca anche l'attività dei nostri enti bilaterali, quindi come sostegno, come assistenza, come aiuto e come aiuto vero nei momenti di difficoltà vera. Quindi la buona occupazione, non, quello che abbiamo definito fino a questo momento, non è una condizione svincolata dal contesto in cui si trova, ma anzi dipende in una misura rilevantissima dalle condizioni del contesto. Oggi purtroppo le condizioni al contorno, quelle politiche, istituzionali, settoriali e finanziarie, sono così labili e in una fase di crisi così profonda e acuta che tutto rischia di saltare. Le costruzioni rappresentano da sempre un settore cardine per il buon funzionamento del paese, di un paese, per la sua competitività e produttività, per l'ambiente e il territorio, per la qualità della vita individuale e collettiva. Il risultato dell'attività, sotto tutti i punti di vista che abbiamo sinteticamente menzionato, il risultato dell'attività di costruzione dipende sicuramente dall'attività, dalla capacità delle imprese, dalla qualità delle imprese, ma dipende anche dalla conoscenza delle dinamiche di sviluppo economico e sociale complessive e territoriali, nonché delle caratteristiche complessive e locali del territorio di cui si tratta, dalla qualità della programmazione e quindi dagli indirizzi nazionali e locali in termini territorio, paesaggio, urbanistica, edilizia, opere pubbliche, eccetera, dalla capacità e dalla qualità di gestione dei processi e quindi darsi degli obiettivi, dei metodi, qualità, tempi, le risorse necessarie per attuare i processi, la gestione di queste risorse, la funzione di committenza. Quindi quando parliamo che la buona occupazione dipende da un sacco di fattori, dipende dal contesto in cui l'attività si svolge,
riferisco un po' a tutto questo. È un ragionamento funzionale a quello che diremo poi più in là. Alcune di queste conoscenze, quindi sostanzialmente, diciamo, l'edilizia non può essere trattata come un qualunque settore che dà una risposta a fabbisogni individuali o collettivi di qualunque natura, no? Ma è un settore un po' delicato che impatta su tutta questa roba e quindi, diciamo, bisogna trattarla con, stamattina si diceva qualcuno, con particolare attenzione e con tutto il sapere di cui necessita. Non basta saper fare, no? Occorre anche saper conoscere, saper programmare, saper gestire i processi, saper fare tutte quelle cose che dicevamo prima. Alcune di queste conoscenze sono proprie dell'impresa, dell'apparato produttivo che sta intorno all'impresa, ma molte altre sono funzioni pubbliche estremamente importanti e sono competenze individuali di tipo professionale così. Sinteticamente si potrebbe affermare che il risultato della capacità di modellazione che offre la costruzione, noi siamo dei modellatori del territorio, e quindi la sua efficienza produttiva ed economica, ma anche il benessere degli abitanti, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali dipendono dalla qualità del patrimonio di conoscenze, come abbiamo detto sopra, e anche dal modo più o meno virtuoso in cui queste competenze spezzate si mescolano tra di loro in un processo virtuoso o no. Il meccanismo complesso che abbiamo sinteticamente illustrato coinvolge tutte le forze della società, la politica, la struttura tecnico-amministrativa, l'istruzione, la formazione, la giustizia, la salute, lo stato sociale, l'apparato produttivo nel suo complesso, visto che non c'è nessun settore, quasi nessun settore produttivo che non sia coinvolto nei processi di costruzione. Tradizionalmente l'impresa la immaginiamo radicata sul territorio, proprio perché questo consente di conoscere meglio le caratteristiche peculiari del territorio e anche conoscere dove si trovano e quali sono le risorse che sono necessarie alla costruzione a costi competitivi, di qualità adeguata, eccetera. Questo fatto della territorialità tradizionale dell'impresa tradizionale dell'edilizia consente anche un controllo sociale sull'attività dell'impresa, perché praticamente il territorio, avendo l'impresa lì sul posto che fa delle cose, che impiega del personale che sono gente del territorio, diciamo, può valutare con attenzione la sua correttezza, la sua qualità, la sua regolarità, la sua moralità. È un modello reputazionale, se ci pensate bene, in questo periodo in cui si parla di patenti a punti, di altre cose, di meccanismi sostitutivi. Questo è il modello tradizionale, che è di tipo reputazionale, è un modello di lungo periodo, è sicuramente collaudato e funzionante, certo però si adatta più a un modello di società più statica, più ferma, che era quella di qualche decennio fa. Oggi la maggiore mobilità delle aziende, il forte ricambio dei lavoratori, la complessità delle situazioni di mercato, il moltiplicarsi dei ruoli e delle figure del nostro settore, l'importanza della comunicazione, soprattutto della finanza, che pongono l'attenzione soprattutto sulle questioni delle offerte economiche, stanno, diciamo, spostando l'attenzione su un terreno quasi esclusivamente economico-finanziario, con effetti devastanti sulla stabilità organizzativa delle aziende, delle imprese. Queste imprese di cui parlavamo prima, tradizionali, col modello reputazionale, avevano anche un sistema interno di valorizzazione delle risorse umane molto efficace, che derivava dalla conoscenza diretta, da tenere sotto controllo a lungo,
dal valorizzare il secondo criterio di reale merito. È un modello che con il turnover della situazione adesso è sostanzialmente in crisi. La carenza di occasioni di mercato che si sta verificando in questo momento, la saturazione del mercato privato, la mancanza di risorse nel sistema pubblico, la iperconcorrenzialità che ne deriva, la mancata remunerabilità delle commesse, la riduzione della capacità di investimento, i mancati o tardati pagamenti di committenti pubblici, ma anche di privati che spesso sono promotori di potere venduto e quindi trovano sistemi e problemi che rovesciano poi nelle imprese i limiti del patto di stabilità e le lungaggini burocratiche che sono all'origine dei guai delle imprese esecutrici. Io quando parlo di imprese, parlo di imprese strutturate che fanno i lavori. È iniziato un processo rapidissimo di alleggerimento dei costi fissi, diminuzione degli impiegati, calo degli investimenti, maggior uso del subappalto a detrimento dell'assunzione di quella buona occupazione di cui parlavamo poco fa, con rapporti di lavoro più labili, meno stabili, meno garantiti, che diventano la normalità del mercato. Ciononostante, molte imprese, e soprattutto quelle strutturate, si trovano in grande difficoltà e stanno imboccando rapidamente la strada delle procedure straordinarie, la richiesta di ammissione al concordato, se non il fallimento. Spesso ripartono con normalmente non un acquisto di una nuova azienda ma un affitto, quindi una forma ulteriormente precaria, l'affitto del ramo d'azienda che consente loro di evitare un lungo percorso di riabilitazione o di riqualificazione. A loro volta le imprese, trovandosi in questo clima di enorme precarietà, trascinano i lavoratori che invece che consolidare e migliorare le condizioni e le prospettive della loro vita professionale e familiare, vedono crescere lo spettro della disoccupazione o almeno della sottooccupazione. Del lavoro comunque meno garantito, meno dignitoso. Da parte pubblica si cerca di sopperire all'insufficienza dei controlli, perché di fatto i controlli, qui ci abbiamo un'ennesima, troppo vicino, vabbè, va meglio così. Da parte pubblica si cerca di sopperire all'insufficienza dei controlli ipernormando, ma ciò non fa che aggravare gli oneri burocratici, visto che le nostre sono tutte, quasi tutte piccole imprese, indubbiamente il carico burocratico a cui si è arrivato è praticamente insostenibile. E comunque ne dilata i costi, ne dilata i tempi, è una cosa che, diciamo, produce uno struggimento sempre maggiore di questa attività. Lo Stato sta diventando sempre meno efficiente, perché solo così, io non voglio unirmi al coro degli statisti, ma uno Stato che assorbe il 53% del PIL per automantenersi e non riuscire a dare livelli di servizio elevati e tempi certi, risorse certe nelle sue iniziative, è chiaramente uno Stato inefficiente. E quindi un po' si giustifica l'attività di resistenza da parte dei gruppi di interesse, anche qui rappresentati, a cercare di attuare provvedimenti correttivi a vantaggio dei loro assistiti, di ciascuna categoria. E lo Stato continua così a marciare un po' a vista, senza provvedimenti strutturali, senza continuità e con manovre, appunto. Non ci dobbiamo stupire che in questo clima la finanza speculativa vada all'attacco delle inefficienze dello Stato, ciò che naturalmente produce incrementi di costi del denaro
e quindi ulteriori difficoltà per lo Stato. Nei privati tutto questo genera una preoccupazione diffusa, una preoccupazione di un futuro incerto, non percepibile, e quindi una tendenza sempre minore all'investimento e un'incertezza crescente. La mancata completa attuazione dell'Europa, le titubanze di fronte ai problemi che si creano, la disparità divenute tra gli stati componenti sui metodi per affrontare la crisi incrementano il clima di incertezza. Si ha la sensazione di una mancanza di punti di riferimento. Abbiamo perso i vecchi e i nuovi non sono capaci di darci qualche sicurezza. Si ha una sensazione diffusa in tutta l'Europa di smarrimento. Solo la Germania, diciamo, avendo attuato una politica un po' diversa, appare per ora indenne dai rischi. Tutti gli altri paesi, di più e di meno, diciamo, rischiano seriamente e hanno prospettive nebulose, senza una strategia più precisa per affrontare il futuro. Stiamo sempre parlando di buona occupazione, stiamo parlando del contesto in cui siamo. Di fronte a una situazione del genere c'è l'assoluto, inderogabile, irrinviabile necessità che la politica riprenda con forza il proprio ruolo, ma con obiettivi alti. Cioè non possiamo stare qui a discutere su quanto ci tagliamo gli stipendi. Qui c'è la necessità assoluta che la politica, avremo bisogno dei padri fondatori della patria, in una seconda fase. Dobbiamo rifondare lo Stato. Non è, io capisco che sembra che non sia un argomento per questa riunione qua, però se non si fa questo, io penso che noi, nessuno di noi può immaginare dove andremo a finire nel giro di breve tempo. Lo Stato deve essere fondato in maniera leggera, efficiente, la politica deve smettere di pensare alla moltiplicazione dei posti e all'occupazione dei posti di potere, ma occorre diciamo realizzare uno Stato moderno con poche istituzioni, quelle strettamente necessarie, amministrando con sobrietà, orientando l'attività dell'amministrazione pubblica a soli criteri di utilità. Poche regole certe, controlli, selezioni con criteri di metodo, di merito, via gli sprechi, via i favoritismi. La malavita organizzata che è diventata un concetto istituzionalizzato, se pensate nelle nostre leggi sui lavori pubblici si parla costantemente di legislazione antimafia, quindi di fatto è come istituzionalizzarla, cioè comprenderla nel nostro panorama, perché questa è un'anomalia mondiale, diciamo, no? Tutto questo per fare in modo che i cittadini non riprendano fiducia nelle istituzioni. Occorre che tutto questo, questa efficienza nuova, questa impalcatura sottile, leggera, ruota intorno a un centro di attenzione che è il lavoro. Noi abbiamo messo come titolo di questo primo convegno unitario dei tre enti il valore del lavoro. Si è perso, è l'articolo primo della Costituzione, però noi non ci stiamo occupando da molti anni di questa roba. Dobbiamo ricentrarla. Le aziende oggi per salvarsi delocalizzano, chi può. In edilizia non si può delocalizzare, se mai ce ne può andare. Io credo che ricentrare l'attenzione sul lavoro e porre intorno un'impalcatura leggera sia un dovere improcrastinabile di chi si candida a fare politica. Tutto questo presuppone un distacco completo da calcoli di convenienza immediata, da impegni clientelari, da gestioni di sottopotere, da utilità personali, a scapito dell'interesse generale. Il nostro settore si pone questi problemi non perché ha ambizioni di governare lui il paese, ma ne ha bisogno, è il settore più contiguo all'apparato pubblico, sia chi fa attività pubblica che privata, il nostro settore dipende essenzialmente da questo e quindi potrebbe avere da questo efficientamento una straordinaria inversione di tendenza, una straordinaria ripresa, perché se si riesce a efficientare lo Stato, e questo è l'unico modo per tirare avanti,
si liberano risorse per gli investimenti in capitale fisso, che è l'unica cosa con cui si attuano le grandi infrastrutture. Vedete, a me questo discorso che ieri il governo ha fatto un intervento, non dico che ha sbagliato tutt'altro, ritengo che sia però una illusione, parzialmente è un'illusione, perché bisogna pensare al funzionamento vero delle cose. Se noi pensiamo che con un certo contingente di denaro si finanzia un certo numero di grandi opere, ma queste opere il contributo dello Stato è il 5, l'8, il 9% e il resto viene da finanza di progetto, occorre trovare aziende strutturate, non ve ne sono in questo paese, che sono in grado di mettere il 30% di equity e trovare il 70% di debito, mi pare una cosa illusoria. Nella realtà è così. Quindi, diciamo, abbiamo messo un mattoncino, ma non abbiamo messo i presupposti per realizzare una casa. Quindi io credo che seppure sono interventi positivi, c'è tanto da fare. Non è che la nostra... è vero che si parla di saturazione, però nel nostro paese c'è da fare tantissimo. Ci sono 59 milioni di abitazioni, di cui forse 3 milioni sono adeguate sismicamente. Poi succede un terremoto 5.9 e ci scappa solo qualche morto. Se ci scappa il terremoto di Fukushima, diciamo, metà della popolazione di questo paese muore sotto le macerie. E quindi c'è da fare. Ci sono le periferie, stamattina parlavo del piano città, ci sono le prime periferie urbane realizzate negli anni 50, 60, 70. Chi può dire che non sia necessario di metterle a funzione? Funzioni urbanistiche, funzioni territoriali, funzioni abitative, rimettere in condizioni adeguate energeticamente, eccetera, eccetera. Per carità, abbiamo grossi problemi, ne abbiamo discusso ovviamente a finanze, c'è da risolvere un problema concettuale. Noi non siamo a Berlino, siamo in un paese in cui la proprietà è molto suddivisa, molto parcellizzata, bisogna risolvere problemi importanti, bisogna risolvere problemi di compatibilità col paesaggio, perché questi interventi si realizzano senza spese rilevanti per lo Stato, solo se ci sono forti incrementi di cubatura. Bisogna vedere se si riescono a piazzare in un momento come questo, e poi bisogna vedere anche se uno ha la disponibilità degli immobili di cui si tratta. Ci sono tanti interventi necessari per valorizzare il territorio, salvaguardare e valorizzare il territorio, ricchissimo di bellezze naturali e di persistenze storico-artistiche. Noi qui siamo a Napoli, quindi non dobbiamo aggiungere altro. Dobbiamo sperare che tutto questo avvenga al più presto, altrimenti dovremo affrontare un periodo molto buio. La nostra generazione lo deve fare per rispetto del futuro di quelli che vengono. Noi abbiamo un obbligo, noi non possiamo essere quelli che hanno spazzato via le possibilità del paese. Noi abbiamo l'obbligo di rifondare qualcosa di positivo che garantisca un futuro ai nostri ragazzi. Chi può se ne va, ma questo è terribile. Questo è terribile se ci pensiamo. Scendiamo al nostro contesto più vicino. Questo è un contesto però generale che ci sta e ci condiziona tutta la vita. Le parti sociali nel nostro settore hanno intrapreso da alcuni anni una via virtuosa, concettualmente virtuosa, di sostegno e servizio alle lavoratori e alle imprese, tendente a scongiurare la concorrenza sleale, sostenere le imprese più serie, assistere i lavoratori, favorire la buona occupazione, quella che pensiamo che sia la buona occupazione. Hanno fatto di più di quello che si dice nei convegni o di quello che ci racconta la politica. Hanno cercato di tradurre in fatti concreti, attraverso dei progetti precisi, strumentati, tradurre questa possibilità di concetti, e concetti astratti possano realizzarsi come fatti concreti. E quindi il DURC e la congruità per la lotta alla concorrenza sleale, la riforma del sistema formativo in servizio delle imprese lavoratori, l'attività di consulenza nei cantieri e adesso i modelli organizzativi delle imprese e la borsa lavoro che stiamo sperimentando in questo momento sono progetti che dovete vedere come
un sistema che le parti sociali si sono dati per attuare quelle frasi che stamattina ho sentito, tante cose che finiscono in enza, enza trasparenza, cose. Cioè va tutto bene, i concetti li condividiamo tutti, poi però bisogna fare qualcosa per tradurli in realtà, è l'attrazione sul terreno che ci manca, no? Io credo che in questi anni le parti sociali hanno fatto una cosa grandissima, che è quella di cercare di tradurre in realtà sul terreno queste cose un po' astratte come la buona occupazione. E quindi c'è una chiara volontà di miglioramento, ma ci sono anche dei difetti, ci sono delle cose da superare che non sono più ammissibili. Questo è un mondo della velocità. Veramente il secolo della velocità era il ventesimo, no? Era il secolo della velocità. Oggi c'è un'altra velocità che è cominciata negli ultimi anni del secolo scorso attraverso questa ipercapacità di comunicazione. È un'altra velocità, la velocità delle idee, la velocità dei provvedimenti che si possono dare da lontano, delle decisioni che si possono prendere rapidamente. Panara nel suo libro, non ricordo i numeri, ma a un certo punto dice che 1 milione di operazioni matematiche 20 anni fa costava, non so, fate conto, io adesso non ricordo i numeri, costava 1.000 euro. Oggi 1 miliardo, non 1 milione, di operazioni costa 0,25. Quindi siamo capaci. Ora, il mondo infatti è della finanza che è la più reattiva, è quella che si compra gli algoritmi per poter decidere in automatico rapidissimamente le cose, così che tutti i capitali vanno lì e noi ci restiamo qui a fare non si sa bene che. Quindi il problema del nostro sistema, che pur si dà dei concetti validissimi, dei progetti importanti e cerca di attuarli veramente, è che noi dobbiamo scontare una lungaggine, una fatica di rapporti molto lunga. Ci sono disparità di vedute, come è normale che sia, che per essere superate richiedono tempi lunghissimi. Ora però non c'è più tempo, il settore si sta sbriciolando, tutte le imprese strutturate sono alla canna del gas e quindi o ci ritroviamo con i frantumi di questa roba o cerchiamo in tutti i modi di salvare il salvabile. Occorre molta lungimiranza, un salto di qualità nella volontà, nei metodi, nei criteri, nei tempi e anche nel sistema delle relazioni industriali. C'è molto da semplificare nel sistema delle relazioni industriali. Innanzitutto c'è da semplificare la contrattualistica, con tutto il suo corredo di una più o meno vuota ritualità a cui si riferisce. Io credo che basta e avanza a questo Paese un solo contratto collettivo nazionale del lavoro degli edilizi, punto, senza farne 4-5, senza fare gli integrativi provinciali, senza discutere, che quando abbiamo finito di discutere un contratto è ora di cominciare un altro. Io credo che questa storia non conviene a nessuno, bisogna finirla, perché un sistema per semplificare le relazioni industriali è questo, partire da darsi delle regole più semplici. Vedo un po' la citazione del signor Cattista. Non dobbiamo però avere paura di perdere un ruolo, secondo me dobbiamo conquistarci un ruolo qualitativamente più importante. Cioè, io credo che ai nostri associati che stanno peggio, a quelli che muoiono, e sono tanti, non gli serve che gruppi di persone si confrontino su elementi contrattuali che seppure non è che non incidano nulla, ma insomma non mi pare quello il centro del problema in questo periodo. Io credo che potremmo ritagliarci un ruolo importante per obiettivi importanti di sostanza, cercando di immaginare un modello futuro per il settore, che cosa possiamo prevedere per il futuro e come possiamo organizzarci per dare una mano al settore nel futuro possibile. Io credo che abbiamo molti obiettivi comuni e quindi non dobbiamo essere miopi a realizzare le più ampie sinergie possibili finché ne abbiamo il tempo. Non credo che sia più il tempo di andare a caccia di deroghe o favori
qualunque, io intendo non solo lavoratori ma anche imprese, cioè io credo che l'azione di lobbying in questo momento da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali di fronte a questo problema gravissimo dello Stato, del settore, non sia il centro della nostra attenzione. Credo che delle parti sociali così lungimiranti da aver introdotto innovazioni contrattuali così importanti per la lotta al lavoro irregolare e il sostegno dei lavoratori e delle imprese debbano farlo questo passo in avanti, avere questa ulteriore lungimiranza. Poi accorgersi anche che purtroppo tutto questo paradigma che abbiamo messo in piedi riguarda solo una parte limitata del mercato delle costruzioni, cioè in effetti tutte le nostre norme, tutte le nostre attenzioni, tutte queste cure che io dico che sono perfino sovrabbondanti o inutili, in effetti si applicano a circa un terzo del mercato. E quindi io credo che è necessario assolutamente coinvolgere i residui di due terzi. Poco fa diceva il dottor Pennesi, io ero rimasto un po' dietro, che i lavoratori autonomi, la valutazione di oggi aggiornata, sono 1.040.000. Io ero rimasto 800.000 qualche mese fa, veramente mi sono stupito. Io credo che è necessario e indispensabile trovare un sistema cogente che possa farci monitorare nel nostro sistema anche i lavoratori autonomi e poi diciamo mettere in piedi un'organizzazione seria per scongiurare invece quella parte grigia o addirittura d'ombra che c'è per arrivare al 100%. Dobbiamo attuare anche sinergie nel mondo della bilateralità. Credo che siamo maturi, è un pezzo che lo dico, io credo che è giusto anche che qualcuno abbia delle resistenze, che non condivida queste mie idee, però credo che abbiamo motivi economici, motivi organizzativi, motivi anche di omogeneità di comportamento che ci debbano far pensare che non è più giusto, per dire, in una provincia trovare tre consigli di amministrazione, uno per la cassa, uno per la scuola, uno per il CPT, forse l'ente bilaterale unico. Quindi queste sinergie devono essere fatte sia a livello territoriale che poi ampliarle, cioè credo che basti una direzione politica unitaria per regione. Non c'è bisogno di fare tutte queste modificazioni, occorre dare delle linee di indirizzo, mentre i punti di erogazione devono e dei servizi devono essere per forza decentrati. Noi dobbiamo andare incontro alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, quindi dobbiamo portarli allo servizio. Non è che gli possiamo dire lì a Roma a farti fare sta cosina, cioè, è chiaro che dobbiamo portarla sul territorio, ma altra cosa è erogare il servizio porta a porta, diciamo, e altra cosa è invece stabilire tutte queste imparature, perché queste sono una fonte di, non solo di spese, ma sono una fonte di quali, sono una fonte di comportamenti qualche volta che sfuggono alla corretta, il corretto comportamento appunto, interpretazioni che dire singolari qualche volta è dire poco. E quindi nonostante l'attività di monitoraggio che le parti sociali fanno attraverso gli organismi nazionali ma anche direttamente con i loro affiliati, con gli iscritti, non è tanto facile che producano reali risultati positivi. Quindi io credo che avere un'unica regia regionale e l'unificazione degli enti, ma questa cosa non è che si deve verificare tra 5 anni, cioè noi abbiamo tempi che secondo me non sono compatibili con noi. Dobbiamo cambiare mentalità, cioè questa cosa deve prendere una svolta, questo è il mio avviso, il mio consiglio. Guadagneremmo intanto una gran quantità di tempo e potremmo destinarlo a qualcosa di più utile. Alla fine dobbiamo anche fare qualche altro passo, dicevo, a Parma alcuni mesi fa ne abbiamo parlato, ma credo che sia necessario e maturo il momento in cui per cercare di avere un controllo migliore e una responsabilità più precisa da parte degli operatori che operano nel settore dell'edilizia, per noi facciamo che un po' fascio, ma in effetti le imprese di cui parlo io non sono esattamente tutte quelle della Camera di Commercio. In Camera di Commercio sono iscritte normalmente
quadruplo e quintuplo delle aziende realmente operative. Queste aziende, che facciano i promotori o facciano i finanziatori delle attività edili, non possono strangolare le imprese perché c'è un'iperconcorrenzialità e fregarsene di tutti gli adempimenti che devono essere fatti. Devono essere coinvolti pienamente e solidalmente in queste responsabilità. E quindi, vi prego di pazientare ancora un minuto, quasi finito, e quindi è necessario che tutti costoro che sono iscritti nella Camera di Commercio con il settore dell'edilizia debbano essere obbligatoriamente, normativamente obbligati a entrare a far parte del mondo controllato dei nostri enti bilaterali. Questo non per tagliare delle prebende ai clienti, ma per avere un monitoraggio, perché una delle attività principali che fanno i nostri enti è questo, e anzi ci dovremmo anche spicciare a realizzare una grafica nazionale delle imprese, dei lavoratori, tutti insieme. Non possiamo fare solo quella dei lavoratori dipendenti, delle imprese iscritte in cassa integrazione, li dobbiamo fare di tutto il settore, altrimenti noi ci poniamo degli obiettivi che poi non siamo in grado di raggiungere, e quindi bisogna coinvolgere tutta questa gente con un'azione cogente di tipo normativo. Anche nei piccoli lavori deve essere fatto in modo che venga nominato un contrattista generale, basta fare lo spezzatino. Lo spezzatino viene fatto nei grandi lavori dalle imprese contrattiste generali perché conviene dal punto di vista economico. Con mentalità elusiva da parte della committenza privata viene fatto lo spezzatino anche nei piccoli lavori, della ristrutturazione di un bagno, si chiama a parte il muratore, magari semi-regolare, e poi l'impiantista idraulico, l'impiantista elettrico. Credo che avere un unico responsabile vada a vantaggio del lavoro, vada a vantaggio del committente, va a vantaggio anche di un minimo di dignità delle nostre imprese, che pian piano saranno ridotte non solo a diventare piccole, ma anche a perdere completamente quel residuo di dignità. Ridare dignità alle imprese significa anche cercare di ripristinare quei concetti di cui parlavamo prima, di valorizzazione delle risorse umane, che oggi non si fanno più e che sono un elemento importante proprio per la buona occupazione. Quindi il nuovo ruolo delle parti sociali tutte insieme non dovrà essere più quello di ricercare deroghe o privilegi ai propri assistiti. Per esempio, io non capisco perché qualcuno decida che magari per lavori al di sotto di un certo importo non si applica il DURC. Che vuol dire? Cioè, come dire che facciamo una deroga, togliamo che lì ci sia illusione e buonanotte. Cioè, mi pare concettualmente praticamente un errore clamoroso. Quindi non ricercare più deroghe o privilegi per gli assistiti, ma garantire a un paese moderno e civile un settore delle costruzioni interamente sano, caratterizzato dalla buona occupazione a tutti i livelli e in tutto il territorio, con un sistema di assistenza, sostegno e supporto omogeneo ed efficiente, garantito da un sistema bilaterale unitario, semplice, efficiente, utile, orientato al servizio, che abbia realmente come fine la reale valorizzazione delle risorse umane. Questo è vero che non crea lavoro, questo non lo crea il lavoro, noi non è che creiamo lavoro con tutto questo, però aiuterebbe a gestirlo in una maniera accettabile, con un contributo determinante al miglioramento del livello di vita individuale e collettivo, al ripristino di sani criteri di valorizzazione del merito e rispetto del bisogno, che devono essere la base di una società civile che ha perso questi connotati, ha perso questi riferimenti. Noi nel nostro piccolo dobbiamo cercare, almeno nel nostro pezzo, di fare così, per costruire, per aiutare a costruire una società sana ed equa. Facciamo la nostra parte in questo modo, con serietà, con generosità, e chiediamo invece con forza a chi si candida alla guida del paese che faccia altrettanto la sua parte per ricondurlo sulla buona strada, che è ora passata.